Ciao a tutte ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per farvi l'attesissimo video sul metodo di studio aggiornato. Sicuramente nel corso dell'anno, forse ne farò un altro, dipende se vi interesserà o meno. Comunque ho deciso di farlo ora che siamo ancora a metà ottobre, che quindi qualcuno ha cominciato l'università, qualcuno alla quinta liceo, insomma. Ognuno ha cominciato il suo percorso e mi sembra un buon modo per darvi qualche spunto su come partire bene, come cominciare col piede giusto. Questa volta non ho fatto nessun tipo di scaletta, quindi parlerò a macchinetta. Mi sono portata un bel po' di materiale da mostrarvi in modo da potervi fare un po' vedere come mi organizzo io. E basta, so già che mi chiederete dove ho preso questo maglione perché è molto tenero. L'ho preso da H&M ed è della nuova collezione, quindi sicuramente lo ritrovate ed è super caldo, quindi ve lo straconsiglio. Partiamo con il dire che io frequento il secondo anno del corso di laurea in infermieristica, che si trova sotto la facoltà di medicina e chirurgia. Studio a Bologna, vivo a Bologna, quindi non sono una studentessa fuori sede, ho molto più tempo per studiare rispetto appunto ad una persona che non abita nella sua città. E soprattutto frequento, perché la nostra frequenza è obbligatoria al 90%, 75%, vabbè, comunque è molto alta la percentuale obbligatoria. Quindi noi abbiamo un bel gruppo, frequentiamo e questo è il mio primo consiglio proprio spassionato. Se riuscite, frequentate il più possibile delle lezioni perché è proprio attraverso le lezioni che potete magari capire cosa vuole il professore, come lo vuole all'esame. Molto spesso danno dei piccoli suggerimenti che riuscite a cogliere soltanto se siete lì e se frequentate. Lezione tutti i giorni, 13-19, quindi ho dei bei pomeriggi impegnativi, insomma. Perciò la mia study routine, sulla quale ho pubblicato un video, uno degli ultimi, andatelo a vedere se non l'avete visto, se no ve lo lascio qua nelle info. La mia routine dello studio avviene di mattina, purtroppo o per fortuna. Per me al momento è un per fortuna perché io mi sveglio molto fresca e quindi sono bella carica per studiare. A differenza dell'anno scorso che invece dovevo studiare solo di pomeriggio ed ero morta veramente, dopo le lezioni ero davvero a pezzi, invece ora studio al mattino e al pomeriggio mi obbligo ad andare a lezione e a stare attenta. Quindi quando arrivo a casa sono contenta perché ho seguito la lezione, ma sono contenta perché ho già studiato al mattino. Il mio metodo di studio comincia a lezione. A lezione io ho due metodi per prendere appunti: computer e mano, amanuense, quaderni. Ho cominciato solo con i quaderni e utilizzo l'iPad a lezione per seguire il materiale didattico, in questo caso le slide, insomma le presentazioni PowerPoint, quello che è. Mi è molto comodo avere un supporto in più perché mi aiuta molto a stare attenti. Magari il professore spiega molto velocemente e allora dovete scrivere tutto in fretta, invece con questo avete il vostro materiale, insomma, di cui necessitate sotto mano. Perciò portatevi un dispositivo comodo dove possiate guardare il materiale. Il computer invece l'ho usato abbastanza l'anno scorso, ma non mi ha particolarmente soddisfatta. L'unica cosa positiva è che io posso scrivere molto velocemente e andare a passo. Invece a mano ci metto di più, però vorrei farvi capire come rende un appunto a mano e uno al PC. Questi sono appunti che io ho scritto al computer di psicologia, esame dato e finito. Scritto al computer in bianco e nero, al massimo con qualche colore nei titoli, ho stampato e risottolineato come se fosse un libro. Non so voi come siete abituati, personalmente preferisco mille volte questi, perché sicuramente questo esame è andato benissimo, ho preso 30 lode, quindi non è assolutamente
un vanto, è per dirvi che, come vedete, è andato bene comunque, non è andato male. Però lo vedo come un lavoro duplice, ovvero a lezione innanzitutto siete molto più distratti, perché comunque stare di fronte ad un apparecchio digitale distrae tanto, e dovete fare il doppio lavoro perché una volta stampato dovete risottolineare tutto come se fosse un libro, ok? Invece l'appunto scritto a mano, a parte che già potete schematizzare come volete, fare tutti i giochi che volete, io questo quaderno me lo sono già aperto e riletto due volte, nonostante è da una settimana che faccio lezione. Perché questo? Perché è un oggetto che ho sempre sotto mano. Il PC, a parte che mi viene mal di testa studiare per computer, e prima che finiscano le lezioni io non stampo mai il materiale. Quindi mi ritroverei ad avere fra un mese un malloppo di 30 pagine ancora da sottolineare e studiare. Mattina dopo, perché ho lezione di sera, andarmi a rileggere quello che ho fatto il giorno prima. Questo ad esempio è chirurgia vascolare. Sto cercando di... vado ad aprire il mio quaderno di appunti e leggo ciò che ho fatto. Leggo perché mi trovo a rapportare modifiche, sistemare qualche parola. Molto spesso registro la lezione con il telefono, con le memo vocali, insomma, chiamatele come volete. Registro la lezione, se il professore va troppo veloce, e me la riascolto e aggiungo ciò che manca, ok? E questa è soltanto la parte di appunti a mano. Vedo se il professore ha inserito un libro, un testo, per la sua materia. Questo, che è il mio nuovo libro preferito di quest'anno, è il manuale di chirurgia generale, che non è chirurgia vascolare che vi ho appena fatto vedere, ma è un'altra. In questo caso, perché ho acquistato, comprare libri usati all'università è molto molto valida come alternativa, chiaramente se non sono tutti scritti e scarabocchiati questo libro, perché la materia, ovvero chirurgia generale, viene spiegata dal mio professore un po' traballante, nel senso che come faccio a rendermi conto di non saper prendere bene appunti quando mi trovo a perdermi? Quando il professore fa molte interruzioni perché magari vuole un po' distrarvi, vuole un po' accendere, no, il ritmo della lezione, è proprio lì che io comincio, proprio vedo che la palpebra cade, comincio a posare la penna perché dico vabbè, questa cosa non è importante, vabbè, ora sta scherzando, ora sta facendo una battuta. Invece io preferisco mille volte fare due ore, ma toste, dove scrivo dall'inizio alla fine. Questi qua, che non sono fatti nemmeno troppo male, però vedete, sono a mio avviso non molto chiari, sono molto schematici, fin troppo, tanto che a un certo punto trovarmi ad imparare a memoria degli schemi è difficile. Quindi ho preso il libro, andata nella parte che mi interessava, l'esofago e le neoplasie dell'esofago, e ho cominciato ad evidenziare con un colore tenue, quindi pastello, ho prima sottolineato, poi evidenziato le poche parti che noi abbiamo fatto. Adesso non ve lo faccio vedere tutto, però tutto ciò che il prof ha detto a lezione, e devo ammettere che mi è molto più chiaro. La parte successiva del prendere appunti è la ripetizione. Leggo, mi rendo conto che quella cosa mi è chiara, soprattutto per chi fa materie come queste, quindi materie scientifiche, ci sono dei procedimenti logici. Ad esempio, abbiamo parlato dell'aneurisma, quindi questa dilatazione dell'arteria. Uno dei fattori di rischio dell'aneurisma è l'ipertensione arteriosa. Cose complicate se non studiate questo, però vabbè, se lo studiate è una cavolata. Per poter studiare questo procedimento, io che cosa ho fatto? Ho fatto il ragionamento a ritroso, cioè ho pensato a che cos'è la pressione, che cos'è l'ipertensione arteriosa, perché può causare una dilatazione dell'arteria. Quindi mi faccio tutto questo gioco di parole in testa, costruisco tutto il discorso. Okay. Ora ho capito perché l'arteria si allarga, detto in maniera molto povera, se c'è molta pressione, cioè molta spinta del sangue. Questo è un piccolo esempio per farvi capire che la nostra memoria a lungo termine
in camera soltanto se il processo di codifica dell'informazione è un processo è profondo, cioè se le informazioni vengono elaborate e ricordate nella mente in base al loro significato. E questo è l'esame di psicologia che ho dato a luglio e ancora mi ricordo. Quindi è importante che capiate le cose prima di studiarle. Mi piace molto costruirmi questi. Li avete già visti mille volte, li faccio io, non ho preso spunto da nessuno, sicuramente molte altre persone lo faranno. Mi costruisco un calendario mettendo tutti i giorni del mese, questo è vecchio, è di quest'estate. Metto la data dell'esame, in questo caso era scienze umane e metodologia, e mi divido la giornata in base ai momenti in cui posso studiare mettendo un argomento da fare. Chiaramente, come vi ho già detto mille volte, è inutile mettere tante cose se non potete farle. Mettetene poche, piuttosto se vi rimane tempo ne fate delle altre in più. Questo giorno che ero a casa tutto il giorno mi ero messa psicologia, sonno, attenzione, intelligenza ed emozioni. Erano quattro argomenti, si vede che ce la potevo benissimo fare a ripeterli in un giorno. Quello che faccio è ripetere camminando o davanti a uno specchio o davanti a una finestra, ad una persona, non lo so. E molto spesso quando le materie non sono troppo discorsive ma sono abbastanza schematiche, attacco qua dei fogli bianchi con lo scotch, un foglio classico bianco A4, e faccio in modo che sia una lavagna, quindi faccio finta di spiegare a delle persone ciò che sto raccontando. Questo è il mio metodo di studio molto semplificato, io ve l'ho spiegato in 15 minuti, ma in realtà è un metodo che io uso dal primo giorno veramente all'ultimo prima dell'esame. Molto vivo è di utilizzare della cancelleria che vi piaccia, tipo guardate questo che bellino che è di Tiger, secondo me lo trovate ancora. Utilizzate un'agenda dove vi segnate le lezioni che avete, gli impegni che avete. Io mi segno addirittura, segno per ogni giorno i momenti che ho per studiare o meno, perché mi aiuta tanto ad organizzarmi la settimana. Un'altra cosa che aiuta tanto è l'astuccio. A me avere tutto nell'astuccio aiuta tantissimo perché non mi distraggo, ho tutto di sott'occhio e sotto mano e uso tanti colori soprattutto per fare gli schemi, come vedete, ma questo ve l'ho già mostrato perché ho fatto un video su cosa c'è nel mio astuccio. Utilizzo evidenziatori, pastello ultimamente, quindi giallo, utilizzo il azzurro. E un altro consiglio ancora che posso darvi è, se siete come me un po' sfortunati che avete tante materie, io quest'anno ho credo 20 materie, sono veramente tantissime, non dovrò dare 20 esami, ne dovrò dare 8. Ciò io utilizzo o quaderni ad anelle, che sapete io odio questi quaderni, ma purtroppo per queste materie non posso quantificare. Faccio dei bei titoli che mi ispirino a studiare, vedete metto tanti colori in modo che io possa associare un colore ad una materia. E soprattutto utilizzo tantissimi post-it perché il colore acceso del post-it mi dà uno spunto per ricordare cosa c'è scritto in quel punto, ho una buona memoria fotografica. Ho anche un libro tipico universitario per farvi vedere com'è. Questa è una dispensa, ovvero è un libro fotocopiato che viene rilegato. Non vi faccio vedere quelli di quest'anno perché sono ancora vuoti. Quindi questa era sempre psicologia. Come vedete ho sottolineato le cose che facevamo a lezione e mi ha aiutato tantissimo. Sui libri le cose sono spiegate in maniera molto più discorsiva. Quel quaderno ad anelli che avete visto non lo porto a lezione, ma a lezione mi porto questo, che è un quaderno che appunto non mi piaceva, ve l'ho già detto nel video haul back to school, non mi piace il colore eccetera e quindi non mi ispira a studiare, perciò lo uso per gli appunti. Infatti scrivo qua tutti gli appunti a lezione, poi arrivo a casa e strappo la pagina e la metto dentro al quaderno, insomma. Per dividere le materie di alcuni esami che volevo avere per forza su quaderni che non fossero ad anelle ma che fossero quaderni normali,
ho usato questo metodo, ovvero stip con lo scotch, come se fossero dei divisori. E in questo modo, come un quaderno già suddiviso, insomma. Per contare quante pagine mi servissero per ogni materia, ho fatto un po' una stima dell'anno scorso. Sono andata a vedere i miei vecchi quaderni e ho constatato che per me un credito equivale circa a 10 pagine di appunti. Il mio metodo è questo. Molto riassunto, lezione, ascolto, vengo a casa, leggo, ripeto, comprendo ciò che ho ripetuto e continuo a ripetere in continuazione camminando, guardandomi allo specchio, scrivendo sul muro, cioè su una lavagna finta. Mi aiuta tantissimo a fissare concetti e costruisco questi calendari dove 8 giorni prima dell'esame mi organizzo le ripetizioni. Fate così. Ve lo consiglio perché non avere una minima idea di cosa fare e quando farlo vi manda, secondo me, un po' in crisi. Per chi è entrato all'università quest'anno, voglio farvi un grandissimo in bocca al lupo. Vi chiedo di farmi delle domande qua sotto se ne avete, anche se credo veramente di aver detto tutto. Il mio consiglio enorme, più grande, è state tanto attenti a lezione, ascoltate le parole dei professori perché loro vi sanno dire ciò che vogliono sentirsi dire e non mollate mai perché è un percorso bellissimo e mette a dura prova la vostra indipendenza. Mi raccomando, non mollate mai e continuate sempre a comunque credere in voi stessi. Basta ragazzi, questo è il mio metodo attuale, non saprei cos'altro dirvi, sicuramente farò un aggiornamento, magari per dirvi un po' come sono andati gli esami, come è andato questo, come sta andando questo secondo anno di università, magari vi farò un aggiornamento verso quest'inverno, insomma, quando comincio il tirocinio, ovvero a febbraio, sono super carica. E niente, quindi vi mando un bacio, alla prossima, ciao!